Italy 2018, ultimo giorno di manifestazione. Oggi abbiamo deciso di fare un salto in Puglia per venire a trovare dei nostri amici e stiamo parlando di Cantina San Donaci, direttamente dallo splendido, splendente Salento. Qui accanto a me c'è il presidente, un vecchio amico dei grandi vini davvero, il presidente di questa cooperativa che è Marco Pagano. Marco, buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Bentrovati. Allora, innanzitutto partiamo con un bilancio rapido su quello che è stato questo Vinitaly. Che impressione ha avuto? Oramai siete degli abituè, insomma, quanto tempo è che venite qui a Verona? Ah, sicuramente da tanto. Adesso ricordare l'anno d'inizio, diciamo, è un po' difficile, sì. Ma comunque non è mancata l'attenzione, ma anche la convinzione di dover essere presenti e partecipare a questo evento che rimane comunque una delle vetrine più importanti per quanto riguarda il comparto vino. E Verona sicuramente è un'attrazione per operatori e consumatori che vogliono degustare ma anche conoscere tutto ciò che ogni anno le aziende si preoccupano di presentare in termini di novità e comunque di garantire anche un livello di qualità che si porta appresso, per quanto ci riguarda, i sapori e saperi del nostro territorio. Il Salento. Allora, Cantina San Donaci, quasi tutti lo sanno, è una cooperativa che però va a braccetto con la parola qualità, il significato della qualità. E voi avete circa 300 soci oggi all'attivo. E cosa significa per lei come presidente, ma anche per i vostri soci, essere qui a Vinitaly? E comunque vorrei chiederle qual è la ricetta, secondo lei, davvero per una cooperativa, per una storia così brillante, così duratura? Ma intanto possiamo fare sicuramente un distinguo. Parlando di cooperativa, parlando di soci, significa che evidentemente emerge ancora una volta quello che è, diciamo, quella che è la soluzione vincente per una parcellizzazione agraria eccessivamente accentuata, che da un lato presenta le sue criticità, ma dall'altro sicuramente attraverso una distintività garantisce, diciamo, la migliore qualità dei nostri prodotti. Sono proprio le sentinelle del territorio, i nostri produttori, i piccoli produttori, i quali ecco, riescono a coniugarsi. Oggi, diciamo, si parla tanto di ambiente, di sostenibilità. Beh, io ritengo che i nostri piccoli produttori lo siano stati da sempre e continuino ad essere. Man mano che loro vengono meno, noi cominciamo a trovare così di qua e di là delle parti di territorio che dovrebbero essere meglio curate. Ecco, attraverso questa cura, questa passione, questa attenzione, diciamo, poi ci garantiscono dei prodotti che possiamo, di cui possiamo essere orgogliosi e di cui sicuramente, con i quali sicuramente ci portiamo appresso, no, tutto quanto la storia, la tradizione e la cultura della nostra terra, il Salento, terra meravigliosa, come qualcuno dice, uno slogan ormai un po' inflazionato, sole, mare e vento, diciamo, no, altro non è che il nostro bel Salento. A proposito di sole, mare e vento, voi siete anche i custodi nel vostro territorio, sul vostro terreno, di una meraviglia, un po' in via di estinzione forse, che è l'alberello. Quindi queste viti ad alberello, e poi vedremo a quale vino danno vita, che sono una meraviglia, per cui ecco, varrebbe la pena venire da voi anche solo per vederle da vicino. E è difficile ancora oggi mantenere questo tipo di coltivazione. Sicuramente sì, d'altronde quando poco fa parlavo di quelle che, delle cosiddette o delle diciamo stupende sentinelle del nostro territorio, riferendomi a piccoli territori, sono stati anche loro e continuano ad essere, per ciò che rimane, i cultori di un certo tipo di vigneto allevato ad alberello, che ci consente, attraverso una bassa redditività e sicuramente una migliore maturazione, di avere dei prodotti veramente di nicchia e quindi darci la possibilità di poter essere presenti in Italia, in Europa e nel mondo. L'alberello ancora a noi continua, è vero, ha le sue difficoltà, però grazie alla passione di questi nostri produttori più anziani stiamo riuscendo a garantire questa forma di allevamento. Speriamo che le future generazioni ne traggano, diciamo, sia di esempio per le future generazioni e almeno in quota parte continuino ad allevare il vigneto in quella forma.
Benissimo, allora a questo punto abbiamo già il bicchiere pieno e che cosa c'è nel calice? Un po' il vostro fiore all'occhiello, si può dire, si parla di salice salentino ovviamente. Beh, oggi ormai molto spesso lo registriamo, quando si parla di Cantina Sandonaci in giro, un po' anche sia in Italia che all'estero, c'è un brand, c'è un nome che riecheggia, che è Anticaia. Anticaia è il brand di Cantina Sandonaci, è quello che ormai è associato. Quando dice qual è la sua cantina? Cantina Sandonaci. Sì, ma Anticaia. Ah, ecco Anticaia. Quindi significa che evidentemente Anticaia sta veicolando bene Cantina Sandonaci. Ecco, qui possiamo sicuramente vedere, come diceva lei, il prodotto del nostro fiore all'occhiello e il salice riserva, no, della nostra cantina. È un prodotto che proviene da uve selezionate prevalentemente ad alberello, che vengono portate in cantina al giusto grado di maturazione e attraverso la sapiente lavorazione, diciamo, dei nostri tecnici e del nostro personale, riusciamo poi ad avere questi risultati. Non a caso sia questo che il salice DOC, oltre al salice riserva sempre della linea Anticaia, solo qualche mese fa hanno ricevuto il riconoscimento a due concorsi enologici internazionali, e questo ci rende veramente orgogliosi, che sono il Mundus Vini e il Berliner Wine Trophy. Quindi questo significa che cosa? Che evidentemente i nostri vini sono riconosciuti. E si traduce in che cosa tutto ciò? Si traduce in quella che è la responsabilità e l'impegno che noi dobbiamo continuare ad avere per garantire e non sottrarre ai consumatori la delizia e l'eccellenza della nostra produzione. E a cosa lo abbiniamo? Un flash dalla cucina tipica pugliese, un piatto da consigliare. A questo sicuramente, a carni rosse e arrosto molto bene, ma giusto per rimanere in termini, sicuramente a delle braciole al sugo, no? E a delle orecchiette con il cacio ricotta, sicuramente riusciremmo a garantire un abbinamento favoloso che ci farebbe stare molto meglio dopo aver consumato sia i pasti che il nostro vino. Quindi facciamo un brindisi con Riserva Anticaia. Viva la Puglia, grazie Marco. Grazie, grazie a voi, grazie.